Sempre meglio che lavorare, in realtà questo arriva dopo come titolo, perché prima ce n'era un altro che era l'orario in cui si svegliavano questo manipolo di nulla facenti, mezzogiorno meno un quarto. Sempre meglio che lavorare in realtà ha definito un po' male il film, perché il film doveva essere inquadrato come una storia d'amicizia ed è una storia d'amicizia, un po' una sorta di Goonies contro il lavoro invece che contro l'età adulta, insomma, ecco. Il rischio da evitare era fare un film che fosse unicamente comico, cioè un film che facesse ridere dall'inizio alla fine. In realtà voleva essere, cioè ambiva ad essere, non so se ci siamo riusciti o meno, chi, con qualcuno ci siamo riusciti, con altri forse no, ad essere malinconico, cioè un film un po' con un retrogusto amaro, come le commedie, insomma, quelle degli anni Ottanta, cioè anche film, i primi film di Pieraccioni, quelli di Veronesi, erano comunque, c'era un retrogusto amaro, cioè finiva con una malinconia di fondo, come del resto dei film di Troisi. Cioè, per noi è sempre stato molto importante il fatto che la commedia non fosse soltanto commedia, ma fosse dramedy, cioè fosse una commedia drama, una commedia triste. E in realtà, ragazzi, come è stato stare sul set di un lungometraggio? L'impostazione di lavoro non è che sia cambiata molto, cioè quindi non te lo so dire, cioè è stato sempre abbastanza guerriglia la situazione ed è stato girato a casa mia, quindi la percezione del cambiamento di qualcosa un po' più strutturato non ce l'ho avuto, forse dal punto di vista organizzativo è stato sicuramente più strutturato. Te lo dico la prossima volta, cioè se riesco a fare un film te lo dico adesso, adesso non te lo so dire. In alcuni punti sembra veramente un film. E non me l'aspettavo, però il fatto è che forse fai la domanda alla persona sbagliata, perché io ho visto talmente tante versioni di questo film e talmente tante volte questo film, per la post-produzione, la color correction, che alla fine c'avevo proprio il rigetto e mi usciva dagli occhi. Cioè, sono poco oggettivo, non ti posso rispondere a questa domanda, magari con un po' di distanza. Te lo dico quando non lo vedo per una decina d'anni e poi me lo riaccollo nuovamente. Perché io sono una persona che ha veramente un senso di autocritica, cioè a me fa schifo tutto quello che faccio, quindi dico sotto, non so che dire. Cioè io ho un entusiasmo che arriva il giorno dopo le riprese, poi se spegni. La cosa più difficile tra l'altro è mantenere in vita l'entusiasmo. Sto combattendo contro questa parte di me.